Benvenuti alle news, alle notizie di Quotidiano Medicina, tutti i giorni la salute in primo piano con le ultime notizie della medicina, della ricerca scientifica da tutto il mondo. Vediamo i titoli di oggi. 24 milioni di italiani ogni anno ai pronto soccorso. INEI. Possibile specchio per intuire il rischio di cancro al seno. Dunque sono 24 milioni gli italiani che ogni anno si rivolgono, corrono al pronto soccorso negli ospedali. Medici ed infermieri si ritroveranno dal 16 al 22 giugno nella settimana della SIMEU, la Società Italiana di Medicina e di Emergenza Urgenza, per discutere su come funziona l'emergenza sanitaria, cosa occorre per farla funzionare meglio, da come funziona l'emergenza sanitaria, quale tipo di assistenza si trova in pronto soccorso, ma anche il perché delle lunghe attese. Dei 24 milioni di accessi ogni anno in pronto soccorso, circa l'84% viene poi dimesso dopo aver risolto il problema grazie alle cure ricevute proprio al pronto soccorso e soltanto poco più del 15% viene ricoverato. Come già detto, il 25% dei casi presenta anche problematiche di tipo sociale, oltre che sanitario. Lo scopo della manifestazione, fa sapere la SIMEU, è creare un'alleanza con la popolazione, al di là della tensione dei casi di emergenza personale, in occasione dei quali poi ci si rivolge ai pronto soccorso, per costruire insieme professionisti sanitari e cittadini un sistema sanitario migliore. Potrebbe essere sufficiente anche un semplice esame della pelle che verifichi la presenza di nei o nevi, come si chiamano in gergo, al fine di individuare il possibile rischio di tumore al seno della donna. Infatti, due grossi studi indipendenti, uno condotto negli Stati Uniti e uno in Francia, dimostrano la associazione tra la presenza di nei cutanei, specie se in grande quantità, e il rischio di questo tumore. Pubblicati entrambi sulla rivista PLOS Medicine, gli studi sono stati condotti rispettivamente dalla Indiana University insieme alla prestigiosa Harvard di Boston e all'INSERM in Francia. Il risultato di questi lavori non significa certo che i nei siano una causa certa di cancro al seno, ma ha un valore in quanto suggerisce la possibilità di utilizzare la pelle come possibile specchio per intuire facilmente se vi è un rischio di cancro alla mammella. Negli Stati Uniti lo studio ha coinvolto oltre 74.000 donne, in Francia 90.000. È emerso anche che la presenza di ormoni steroidei, testosterone ed estrogeni nel sangue, già notoriamente legati al rischio di cancro al seno, è anche legata alla numerosità dei nei sulla pelle. Ciò potrebbe spiegarsi, concludono i ricercatori, col fatto che gli ormoni in gioco nello sviluppo del cancro alla mammella possono in qualche modo anche condizionare la presenza dei nei sulla pelle. Quindi indica che cosa? Che il loro numero sul corpo di una donna potrebbe essere usato come un marcatore, un marker del rischio di cancro alla mammella. Resta da chiarire se e quanto questa informazione possa migliorare le stime di rischio basate sui fattori già consolidati. Bene, vi ricordo che potete vedere tutti questi video, i focus, le news su YouTube, dove basta scrivere le tre parole quotidiano medicina playlist per far comparire tutti i video aggiornati con i loro titoli, le date e gli argomenti, li vedete a destra. È facile anche reperire un argomento particolare che vi interessa digitando insieme a quotidiano medicina playlist anche una parola aggiuntiva. Ecco, vedete, noi abbiamo aggiunto attacchi di panico, abbiamo fatto un esempio e aggiungendo questa parola appaiono tutti i video particolari che si riferiscono a questo argomento, a questa patologia. Bene, anche per oggi per le news è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, linea alla regia.